Nella varia regione si è notato un calo, soprattutto nella fascia d'età che va dai 12 ai 14 anni. Nel tempo abbiamo perso molti bambini che stiamo cercando proprio in questo periodo di sapere sia il perché e che cosa sia successo per permettere a questi bambini di andare fuori dai nostri canali. Alcuni hanno cambiato sport, altri hanno smesso di giocare e poi ci sono altre situazioni similari. Per questo la scuola promozione da tempo sta seguendo un programma che ritengo di altissimo livello. Dobbiamo dire che questo programma è stato realizzato e si sta realizzando con l'aiuto della Ferrero, per cui abbiamo veramente potuto arrivare a una qualificazione di alto livello sia nella scelta degli insegnanti sia nella proposta dei programmi. Per cui quando io parlo di abbiamo mi riferisco a scuola promozione, mi riferisco al professor Paolo Pasqualone, a Carla Rossi e a tanti altri che stanno collaborando a questo progetto. Questo progetto di scuola di pallavolo ha permesso di identificare in Italia fino adesso circa 340 scuole, le quali scuole saranno messe in contatto con il territorio, per cui questa mancanza, questa perdita che abbiamo avuto di bambini dovrebbe nel più breve tempo possibile essere azzerata, anzi migliorare nel tempo. Già i primi miglioramenti in alcune regioni si sono visti perché diciamo, gli iscritti o i bambini che praticano a pallavolo sono notevolmente aumentati in qualche regione. E stiamo aspettando proprio i risultati di quest'anno che verranno sicuramente da qui ai primi di gennaio. Per cui questo problema si sta risolvendo nel migliore dei modi. C'è da dire che, come dicevo poc'anzi, che questa linea di condotta delle scuole di pallavolo sono di alto livello e sono rappresentate da insegnanti di educazione fisico, da dottori in scienze motorie, per cui abbiamo ripreso la leadership nel campo dello sport mini, di cui la federazione in passato è stata a grandi livelli, per cui questo gioco, questo mini volley, questa situazione per piccoli è stata supportata sia da questi programmi che da alcune pubblicazioni che la Federazione Italiana Pallavolo ha fatto in questi anni. E in parte stiamo pensando di organizzare qualcosa che possa riportare la pallavolo nella scuola. Negli anni 70, 80 la scuola per noi era un grande bacino d'utenza. La maggior parte, diciamo, dei ragazzi venivano dalla pallavolo scolastica, venivano indirizzati poi nei club o nelle società o quant'altro, però la scuola era, diciamo così, proprietaria di questo know-how di mandare i ragazzi verso la pallavolo. Per cui nel tempo questo si è perso, cerchiamo di riguadagnare il terreno perduto facendo sì attraverso queste scuole che andranno nelle varie scuole elementari e medie a ricoprire un ruolo che già la scuola aveva.